dramma. Un dramma grosso. Un dramma grosso. Non ci rispondono al telefono. Non ci rispondono al telefono. Noi stranamente avevamo voluto contattare prima. Sì, vedi. Lorenzo Lombardi. Per essere educati. Per essere educati. Abbiamo detto, visto che l'edicola è sempre chiusa, si chiama prima Lorenzo Lombardi. Apriamola un attimo, una piccola seracina. A metà. Lorenzo, cosa? Ti abbiamo scritto, mandato messaggi, facciamo un video appello. Lorenzo, dici quando è che ti si può chiamare? Vai, vai, prima, visto che ormai sei diventato Ora allora perché ha avuto Bob Sinclair. Andata bene. Andata bene, nonostante le rubate tutta l'erba. E noi era su quello che puntavamo. Noi però puntavamo su abbiamo quello. Tre domande da farti, ma Lorenzo. Allora, Lorenzo, c'erano voci che pensavano. Noi l'abbiamo negato, ma c'erano voci che si pensava addirittura che sotterrassero cadaveri durante la serata sotto la spiaggia, che i bimbi giù dopo trovavano le braccia che uscivano, ma magari un braccio quindi invece poi c'erano altre cose che possiamo dire, no. La carta ci denuncia, però invece hai visto, è andato bene, ottima organizzazione. Alle 7 era come se non fosse successo nulla, hai messo delle foto, ci hai fatto tutto. Noi dovevamo fare qualche domandina simpatica a modo nostro, ma te in questo momento non ci stai cacando. Come mai? Chissà se il mento sta provando mica a chiamare a volte. Abbiamo sparso il numero a tutta il bar. Tutto il bar c'ha il tuo numero, quindi sai che ti chiamerà. Poi non mi manca c'è un mezzo, ma volevamo sentire in questa estate così importante gli avvenimenti. Comunque, che hanno creato anche una certa attenzione tutta lì. Quindi noi si suppone che essendo un uomo molto social tu. Da ora a domani vedi questo video appello nostro di Ricco del Bar. Ti taggheremo. Taggheremo a bestia. Noi domattina ti richiamiamo. Rispondici, dacci un orario, guarda. Se non ci rispondi, noi venimo al campo e ti famo, non facciamo, famo essere la vergogna. Io direi di sì, perché davvero sono rimasto male. Sono rimasto di merda. Lorenzo si è preso quelli che ha sempre risposto. Ma poi oltretutto in un momento proprio all'inizio della vita, quando uno proprio cazzo vince, no, diciamo, rispondi che quando eri in mezzo alla merda fino a qui. Ora vuoi rispondere ora che hai fatto il successo, gloria sul tarlo, e poi guardare come ciumè così. Secondo me ciumè, lo ricordi, sì. Napoleone. Quindi insomma, ora ragazzi, questa è stata una bella annata, l'evento forse del decennio, Ma io a sentir dire, ora non me la vedo a male, io sto Bob Sinclair. Vabbè, lascia dai gusto. Non sapevo chi era. Non sapevo quello caso. Però, scusate, io faccio mia colpa. L'ho scritto anche male, ma hanno anche ripreso. Diciamo che ha oscurato il volo. L'ha scritto con la E invece di l'hai detto. No, le voci sono quelle. L'hai detto te. Dici che tutto quello si è creato intorno, che sembrava quell'altro l'evento, è come proprio il 2-1 all'ultimo minuto. Sì, La partita ormai è indirizzata. Cioè, quindi stai dicendo Se non ha vinto campo. Ma la lunga. Secondo voi chi ha vinto? Campo. Ti domando. Sì. Ha vinto campo. Chi ha vinto? Campo o Capolini? All'ultimo minuto. Ha vinto campo. Come a livello mediatico, come organizzazione che sia a livello mediatico. A livello mediatico tutto. Come organizzazione, anche a Capri non è mia successione. No, però. Che col volo. Guarda che col volo si agitassero, col volo. Voglio bene. Giustamente. A campo. Ci poteva anche stare. Comunque ho visto delle foto e dei video. Grazie Bacardi. Quanti culi ci hai regalato? Sì, stavo strepitoso. Bello. Non c'era, c'erano altri tipi. Speriamo di ciuffi. Un inizio per tutti gli anni, perché prima andavano le tremiti, quindi. Ma infatti dicevano loro, diceva qualcuno giustamente, ti rendete conto il potenziale che c'ha l'isola d'Elba? Sono le tremiti che tremava, capito? Allora erano sempre fritto la gente. La forza di spostarli, non li morti tanto. Quindi sarebbe il caso, però vedi. Visto che se vengono di nuovo, anche Porta Azzurra esiste. Anche la Zueg, noi siamo disposti a prendere tutti di frutta. No, tutti, tranne Porta Azzurra. Non so, l'acqua vera. L'acqua vera, a noi ci va bene tutto, c'è levissima, vengono tutti gli alpinisti. E parliamo il coro degli alpini, voglio dire, cavolo. Quindi Lombardi,
sei stato nominato. Dai, domani mi raccomando, dai, dai, via, sono una stimata. Ti ho fatto fare corse dal lavoro per me. Facevo un topo in mano, l'ho mollato e vieni a fare di quella. Tu l'hai tirato di là, eh. L'ho tirato di là. Così la ti chiama quell'altra donnina e ti dice: ah, è venuto da me, c'è un topo anch'io. Oggi mi ha detto una. Io ho rimandato due muri. Ti facciamo domani, eh. Lorenzo, ti aspettiamo. Massimo, vuol dire qualcosa a Lorenzo? Lorenzo, che cazzo rispondi? No. Che si fa così? Sei ignorante, eh? Hai fatto una figuretta, io te lo dico. Ciao. Ciao. Ciao.